per l'edilizia della città di Milano e alla luce di queste premesse propone le seguenti modifiche. All'articolo 4, osservatorio dell'edilizia cittadino, si precisa che per una migliore collaborazione con il decentramento si propone di integrare al comma 3 il rapporto annuale dell'osservatorio venga trasmesso anche ai consigli di zona e al comma 4 di integrare con la possibilità agli uffici del decentramento di segnalare all'osservatorio eventuali problemi inerenti all'applicazione del regolamento. All'articolo 12, sale pubbliche da gioco, si propone che le vetrine, vengano oscurate con un colore omogeneo senza indicazioni specifiche o immagini. All'articolo 17, comma 1, conferenza dei servizi, si propone di specificare che alla conferenza dei servizi partecipa anche un rappresentante della zona interessata. All'articolo 19, consiglio di zona e edilizia di interesse zonale, considerato che il DPR 308 considera un'unica casistica le opere sottoposte a comunicazione di attività, cioè le CIAL, senza specificare se riferite ad opere interne, esterne, eccetera, a differenza dell'articolo 26 della legge 47/2005, si propone di mantenere in capo alla zona l'istruttore delle CIA. In tal modo si eviterebbe di istituire anche presso gli uffici centrali un potere amministrativo di esame delle stesse. Conseguentemente andranno rimodulate ed adeguate la struttura degli uffici zonali, se necessario. Il testo inoltre può generare confusione nella coalizione generica di zone. Essa va modificata utilizzando termini non equivocabili e equivocabili, specificando ogni volta se ci si riferisce a uffici delle zone di decentramento, consigli di zona, consiglieri o presidenti dei consigli di zona. Per quanto riguarda il comma 5 e acquisizione del parere delle zone, nelle ipotesi previste dall'articolo 29 del regolamento sul decentramento, è opportuno specificare nel merito l'oggetto al quale i consigli di zona sono chiamati ad esprimersi. Per quanto riguarda la partecipazione di un rappresentante delle stesse in tutte le conferenze dei servizi, va specificato se si tratta di un rappresentante della struttura amministrativa o un rappresentante del consiglio di zona. All'articolo 41,4, opere di urbanizzazione e servizi pubblici di interesse pubblico. L'amministrazione centrale può decidere in difformità dal consiglio di zona in merito al suddetto fabbisogno, purché motivi adeguatamente la scelta ed esplichi con evidenza documentale il dissenso, sempre con riferimento all'interesse pubblico. All'articolo 50,8, funzionamento della Commissione per il Paesaggio, il parere dei rappresentanti del Consiglio di zona deve essere legato al parere della Commissione. All'articolo 75, SLP, attuazione dell'articolo 4 delle norme di attuazione del piano delle regole, punto A, si chiede l'eliminazione dei locali per il fitness da quelli non conteggiati per la griglia dell'SLP in quanto non strettamente funzionali alle esigenze collettive dei fabbricati. Voglio pertanto potesse onorevole Consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie Presidente Schivi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 25, contrari 6, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto successivo, la procura terza. Sì, sull'ordine dei lavori, questo argomento era stato trattato in una commissione con il rimando ad una seconda. Infatti se fa intervenire la Presidente della Commissione, se avesse fatto attenendomi alla documentazione. Presidente Fregoni.
lo portiamo ancora in commissione il 12 di novembre, la prossima commissione che va a tenere prossimo, perché un paio di consiglieri e consiglieri non sono riusciti. C'è stato un po' di bailame al finale della commissione, quindi lo ricordo. Sì, no, un po' di confusione, i cittadini intervenivano, i consiglieri intervenivano, quindi è stracciato e lo ridiscutiamo il 12. Grazie. Siamo qui al numero 10, che è stato chiesto stracciato, e quindi passiamo al numero 11, mozione relativa alla riforma del welfare, cioè l'erogazione di ISEE, la prestazione di carattere sociale. La parola alla prima firmataria del proponente, capogruppo La Terza. Anche questi li Grazie Presidente. Dunque, la mozione riguarda la riforma del welfare, la certificazione ISEE per prestazioni di carattere sociale. Premesso che in questi mesi al governo è in discussione un decreto legge al cui interno si tratta anche della rimodulazione degli indicatori che contribuiscono al calcolo dell'ISEE, strumento indispensabile per accedere ai vari servizi comunali e per stabilire le quote da pagare o l'eventuale esenzione, premesso che l'attuale metodo di calcolo dell'ISEE, tra le varie incongruenze, non prevede detrazioni o franchigie per le persone affette da disabilità e per le loro spese mediche e sanitarie, cioè in pratica ad oggi, ad esempio, se un disabile riceve assistenza, che so, per ci sono delle spese sanitarie che non possono essere detratte nonostante siano a carico del disabile. Il Comune di Milano, secondo quanto dichiarato dall'assessore alle politiche sociali, Francesco Maiorino, ha deciso di richiedere a partire dal prossimo gennaio la certificazione ISEE, obbligatoria a chiunque chiede una prestazione di carattere sociale al Comune. È un articolo di Repubblica del 12 settembre 2013. Considerato che il nuovo modello ISEE, licenziato dalle commissioni parlamentari affari sociali e bilancio della Camera e del Senato, prevede alcuni tipi di franchigia per i portatori di disabilità, considerato che le stesse commissioni parlamentari hanno dato alcune indicazioni al governo su modifiche correttive e miglioramenti da introdurre nel meccanismo di calcolo, considerato che l'attuale indicatore ISEE è visto dalla maggior parte delle famiglie come uno strumento vessatorio per i disabili e per le loro famiglie ancor più penalizzate, considerato inoltre che il futuro modello ISEE è ancora in fase di definizione, considerato anche che sono numerose le perplessità e le contestazioni sollevate dalle associazioni di disabili, non si comprende per quale motivo l'assessore Pierfrancesco Maiorino abbia dichiarato di voler adottare un provvedimento di cui non si conoscono gli effetti e le ricadute, che potrebbe produrre un atto ritenuto iniquo per la fascia più debole della popolazione, come da comunicato stampa pubblicato sul sito del Comune di Milano. Si chiede di non intraprendere percorsi sconosciuti, creando allarmismi e ulteriori situazioni di disagio alle persone disabili e alle loro famiglie, e di mantenere la metodologia adottata per i calcoli della quota per l'assistenza domiciliare indiretta attualmente in vigore. Grazie. Sì, intanto io ringrazio il capogruppo La Terza per aver portato questa mozione all'attenzione del Consiglio. È una mozione condivisibile perché in tempi di crisi e quindi anche di poca disponibilità di fondi per aiutare chi ne ha bisogno, evidentemente non possiamo accadere su chi già soffre in modo eccessivo. E quindi condivido la mozione in tutte le sue parti. Vorrei, se il capogruppo rappresentante ritiene di accettarlo, inserire un emendamento che implementa e accresce un po' anche la valenza della mozione stessa, ed è dove si chiede di cancellare il primo punto completamente e al suo posto inserire questo,
si chiede al sindaco Giuliano Pisapia e all'assessore Pierfrancesco Maiorino di intervenire sui servizi ai disabili senza aspettare il nuovo modello ISEE, con nuovi parametri che attutiscano il disagio alle persone disabili e naturalmente alle loro famiglie, nel modo più equo e favorevole possibile, definendo una nuova metodologia comunale in sintonia con le indicazioni elaborate dal tavolo permanente sulla disabilità attivato dal Comune e che vede protagonisti associazioni di rappresentanza degli enti gestori e dell'associazionismo familiare che operano a tutela dei diritti dei disabili, di dialogare con la Regione affinché i contributi erogati dal progetto di vita indipendente di competenza regionale e l'assistenza domiciliare indiretta erogata dal Comune vengano combinati per offrire maggiori risorse alla persona disabile. Questo è, e poi rimane naturalmente il secondo punto di mantenere la vigilanza dotata, come richiede il capogruppo La Terza. Grazie. Grazie, capogruppo La Terza. Sì, dunque diciamo, l'emendamento presentato dal presidente Meroni è condivisibile, quindi accettato. Grazie, consigliere Ferrario. Mi mancava l'ultimo pezzo dell'emendamento, se posso leggerlo o magari rileggerlo per... Ho capito la parte sulla regione. Allora, l'emendamento recita così per quanto riguarda la parte della regione, di dialogare con la regione affinché i contributi erogati dal progetto di vita indipendente di competenza regionale e l'assistenza domiciliare indiretta erogata dal Comune vengano combinati per offrire maggiori risorse alla persona disabile. Allora, mettiamo in votazione quindi la mozione così come è emendata. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 0, approvato. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine